Dovete, mi tocca pure a me. Ricordare un amico. Ricordare un amico, esatto. Ma assolutamente sì, ricordare. Guarda, stavo parlando col fratello di Ennio e cioè la fortuna di fare questo mestiere è che uno lascia. E Ennio ci ha lasciato 100 interpretazioni, una più bella dell'altra. E poi sono arrivato presto perché devo andare via e mi tocca a me per primo, però è difficilissimo trovare le parole. Io con Ennio, a parte l'amicizia vera, perché con lui non potevi avere amicizie finte, era impossibile, e soprattutto ricordo in questo momento le giornate di lavoro quando comunque mi ha accompagnato nella mia prima regia e da collega più grande aveva un'attenzione e un rigore nel lavoro che è l'eredità che lascia a tutti quelli che vogliono fare questo mestiere, a cominciare da suo figlio Lorenzo. E il suo rigore nell'essere attore e venire da quella generazione precedente è la più grande eredità che deve lasciare a tutti noi che oggi verremo qua a fare la sua festa, come mi diceva il fratello di Ennio, perché sì, perché siamo nella casa del cinema, perché là c'è Marcello Mastroianni e credo che lui avrebbe voluto così. Grazie, grazie a voi.